E parliamo, beh, di architettura, sì, perché c'è una serie di movimenti, ovviamente, anche all'interno dell'Ordine degli Architetti. Parleremo di questo, parleremo anche un po' della funzione che si rinnova sempre un po' anche del mondo dell'architettura. Vedremo anche delle immagini. Quindi do il mio benvenuto a Cristina Coscia, Presidente dell'Ordine degli Architetti. Benvenuta, grazie. Grazie a voi per l'ospitata, anche perché quando c'è un richiamo all'architettura sono sempre presente, quindi accolgo sempre con favore all'architettura e agli architetti, quindi io coniugo sempre le due cose, Giusto, perché anche perché parlare da di sola architettura l'architettura non si fa, nel da senso che ci sola no, vuole. però possono parlare in tanti e va benissimo, quindi parlare dell'architettura, ma poi i protagonisti sono gli architetti, quelli che poi nella quotidianità o nella straordinarietà sono poi i protagonisti. Giustamente. Partiamo proprio un attimo dallo spiegare l'ordine, appunto dalle questioni legate all'ordine, per introdurci anche per chi è un pubblico che magari no, non conosce ovviamente queste dinamiche, ecco. Certo, allora volevo solo sottolineare che io sono presidente dell'Ordine degli Architetti in questo ultimo scorcio di mandato. Ogni mandato l'ordine è un ente giuridicamente di natura pubblica ed è appunto l'ente che rappresenta e in qualche modo tutela e offre dei servizi per tutta la comunità degli architetti. I consigli durano di solito 4 anni, io sono subentrata al presidente architetto Massimo Giuntoli perché il presidente Massimo Giuntoli è stato nominato nel Consiglio nazionale di Roma. Quindi io sto traghettando in questo mandato, ma sto chiudendo anche alcune azioni che la presente consigliatura ha portato avanti. Ci tengo anche a dire che sono avvenute, sia, quindi l'ho detto, sono in scadenza, quindi io in qualche modo scado il 21 di giugno. Si sono avvenute le elezioni della nuova consigliatura che si sono concluse mercoledì 26 maggio con una grossa partecipazione degli architetti e degli architetti della comunità degli architetti. Infatti la partecipazione è stata di 2.193 votanti, che comunque è un ottimo risultato, tenendo conto che l'Ordine di Torino ha sempre avuto una buona partecipazione dei propri iscritti per eleggere, perché è proprio un'elezione dei 15 consiglieri, e questo è stato agevolato sicuramente da una piattaforma virtuale, quindi una piattaforma che si chiama Voto Facile, che abbiamo ereditato dal Consiglio nazionale. Questa modalità ha facilitato sicuramente la votazione e ha reso molto rapido le procedure anche di scarico degli Certo. esiti elettorali. Quindi questo è Ecco, stato importante. questo è stato un po' il percorso. D'altra parte, quando ci sono queste situazioni in cui ci si incontra, ci si confronta, emergono anche un po' quali sono le tendenze, no? Verso che direzione si vuole prendere, che strada si vuole fare, no? Anche in Certo. modo ovviamente democratico, come prevede in generale la nostra Costituzione, e un po' di conseguenza anche tutte le associazioni e gli ordini. Ecco, alla luce di tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, anche l'architettura ha fatto una riflessione su se stessa. L'architettura ha fatto moltissime riflessioni su se stessa e devo dire che in parte sono congelate in qualche modo, quindi riportate in un documento che è visibile a tutti, quindi può essere letto da tutti sul sito dell'ordine che si chiama Documento Report di fine mandato. Quindi si vedono che si declinava in 10 obiettivi. Questi 10 obiettivi sono tutti inerenti un po' alla domanda che lei mi ha posto, perché in realtà riflettere sull'architettura vuol dire riflettere da una parte sul posizionamento degli architetti in quello che è il mondo del lavoro e delle opportunità per il futuro. Teniamo conto che siamo in un momento strategico e deve essere strategico anche per gli architetti, cioè mi riferisco ovviamente a quello che attualmente è il documento a cui tutti guardiamo, che è il PNRR. Nel PNRR ci sono moltissime questioni che hanno a che fare con l'architettura ordinaria, ma in questo senso io ritengo ordinaria di qualità,
e con l'architettura anche con invece una serie di ripensamenti, di sfide degli architetti. Le sfide degli architetti sono state prese in considerazione, io credo, un po' in maniera un po' trasversale nei 10 obiettivi che questo consiglio si era dato: lavoro, opportunità, futuro della professione, quindi questo sicuramente è uno dei tasselli importanti perché il futuro della professione è legato a moltissimi eventi che noi abbiamo lanciato, ma anche non solo eventi, ma anche politiche di presenza nei tavoli istituzionali di confronto e nei tavoli decisionali. Secondo me queste sono le due azioni che assolutamente bisogna continuare a fare e a consolidare. La multidisciplinarietà, noi sappiamo, e questo, su questo abbiamo molto ragionato anche con per esempio il Politecnico di Torino, abbiamo ragionato con il Consiglio nazionale su quelle che sono le competenze degli architetti. Sono competenze tradizionali, ma i cambiamenti che vediamo nel futuro, che sono i cambiamenti climatici, ambientali, sociali, che sono richiamati nel PNRR, sono cambiamenti che vedono anche un riposizionamento delle competenze degli architetti, o riposizionamento, quindi nuove competenze, oppure un saldare e ricordare competenze forse dimenticate, e occupare aree che sono state un po' abbandonate dagli architetti. Ma Allora, questo lo ritengo fondamentale. mi fa qualche esempio, nel senso che chiaramente qui è uno spazio aperto, no, a chi ci Certo. guarda, che non è addentro. Quindi per Certo. capirci, quali Per sono. capirci. Allora, ne cito, allora, sono tantissimi, ma forse ne cito tre che possono essere importanti. Uno, il ruolo sociale dell'architetto. Un ruolo di accompagnamento e di mediazione e di traduzione dei bisogni delle comunità in progetti di ge generativi urbani. E questo lo lancio perché poi lo ricollego al Festival Bottom Up, che è stato Certo. uno degli ultimi eventi che abbiamo accompagnato. Un altro importantissimo è tutto il tema ambientale e diciamo, di quello che è la legislazione sulla semplificazione, bonus 110, super bonus, eccetera, eccetera, dove una task force istituita di recente dall'Ordine ha individuato delle competenze fondamentali di rilettura tecnica, per esempio, nell'ambito degli architetti nella protezione civile, quindi diciamo, nella protezione del territorio. E una rilettura degli architetti, alla luce di tutti questi provvedimenti tecnici, negli interventi sul patrimonio storico. Quindi questa non è una competenza nuova, ma una competenza che gli architetti devono assolutamente difendere. Tra l'altro, una competenza che molto degli architetti italiani, fondamentale. Un altro elemento, lo dicevo tre, ma forse tre o quattro, diciamo così. Un altro elemento è quello che gli architetti dovranno affrontare anche delle competenze imprenditoriali. In realtà gli architetti nella normativa europea sono considerati delle imprese, quindi possono accedere volendo a dei finanziamenti come piccole imprese. Ma io ritengo fondamentale che ogni architetto che ha uno studio, ma anche che lavora nell'ambito diciamo, degli enti pubblici, deve avere molto chiaro anche le competenze gestionali e imprenditoriali. Certo. Non può farne a meno, quindi nella Ecco. gestione anche delle risorse, se vogliamo, sia pubbliche sia private, ci devono essere delle competenze molto importanti. L'aspetto del green, dell'ambiente, dell'inserimento, no? Anche questo in fondo è una competenza Assolutamente. che c'è sempre stata, no? Quando si progettano degli spazi, dei luoghi, degli edifici, ci si inserisce in un contesto. Per fortuna adesso l'attenzione anche dell'opinione pubblica è molto alta, no? Verso il contesto urbano, il Certo. tessuto urbano, ma anche il contesto naturale e ambientalistico. Credo che anche questo, no, sia una delle linee di sviluppo fondamentali. Allora, la linea di sviluppo green è una degli assi portanti dei filoni che gli architetti devono affrontare. Tra l'altro, quello che ovviamente io difendo questo, ma ne sono assolutamente convinta, che gli architetti hanno
un quid in più forse, e cioè il fatto di affrontare i temi ambientali e green alle diverse scale, cioè alla scala urbana, per esempio gli spazi pubblici in qualche modo, alla scala degli edifici, quindi Certo. tetti verdi piuttosto che, ma alla scala per esempio della, una innovazione importante su cui tra l'altro facciamo formazione, perché noi aggiorniamo anche su queste competenze, è quello per esempio del verde strutturale, Ecco, che certo. è un altro Abbiamo elemento il tempo un fondamentale. po' contato, le chiedo scusa, ma intanto c'è un collega che ci sta facendo vedere delle immagini, sta per farci vedere delle immagini. Che cosa stiamo Eccole. vedendo? E poi parliamo ancora un secondo di Venezia. Allora, stiamo vedendo una carrellata, alcune carrellate, ma potrete vederle tutte sul sito della nostra Fondazione per l'Architettura, una carrellata dei 12 progetti che sono stati il cuore pulsante del Festival dell'Architettura chiamato Bottom Up, con un sottotitolo emblematico, Quando la città si trasforma dal basso. È stato un esperimento importantissimo dal basso, con una campagna di crowdfunding che ha portato al finanziamento di tutti i 12 goals vuol dire quindi diciamo gli obiettivi finanziari base per avviare i progetti. Con tutti i 12 progetti sono stati avviati e sono stati finanziati da una campagna di crowdfunding che ha Ecco. portato alla raccolta di tutti i cittadini, quindi questo è importantissimo, i cittadini hanno creduto e hanno collaborato in questi progetti, in più ovviamente moltissime istituzioni ed enti che io ringrazio collegialmente perché non riesco Naturalmente. ovviamente a ringraziarli tutti, ovviamente su questo l'ordine ha anche dato un Certo, suo contributo di risultato. abbiamo pochissimi secondi, Venezia, però dobbiamo dire cosa è successo. Venezia, siamo stati uno degli ospiti. Ovviamente nella giornata inaugurale, ma soprattutto, io sono molto orgogliosa di questo, sabato scorso, il 29, abbiamo avuto lo spazio di due webinar totalmente dedicati a Bottom Up, con due sessioni che hanno sia raccontato Bottom Up, sia hanno indagato in termini scientifici che cosa vuol dire il termine resilienza, tenendo conto che molti anche i cittadini ogni tanto dicono: ma basta, è un termine assolutamente abusato, forse sì, ma in realtà il termine è correttissimo per raccontare la resilienza urbana, la resilienza territoriale, architettonica e la resilienza economica, Ci che è torneremo un allora. Qui dire. abbiamo grazie per ora, grazie quindi al presidente dell'Ordine degli Architetti di Torino, Cristina Coscia. Un saluto a Un tutti gli saluto. architetti che stanno progettando e costruiranno un mondo migliore anche dal punto di vista degli spazi, Con i speriamo. cittadini. Bene, Un con i saluto cittadini. quindi dai quasi 7.000 architetti che io rappresento. Grazie, grazie e buon lavoro a Cristina Grazie Coscia e ai suoi colleghi. a te. Grazie mille, arrivederci.